Amici viaggiatori, quest'oggi vi porto in esplorazione nella terra del fuoco e del ghiaccio. Buona visione! Buongiorno ragazzi, è proprio qui nella chiesa di Heimskirkja inizia il nostro viaggio in Islanda. Sono felicissimo, una vita che volevo venire qui. Per questa nostra avventura abbiamo noleggiato una macchina al costo di 350 euro. E vai che si comincia la nostra avventura! La prima mattina prendiamo la nostra macchina e percorriamo il Circolo d'Oro, una strada di circa 300 km. Ora abbiamo proseguito un po' e siamo arrivati nel parco nazionale di Pikvellir, dovrebbe essere nel Corno d'Oro. Sono tipo io da solo, ma è bellissimo, è in mezzo al nulla. Adesso ci facciamo questo percorsino qua, che dovrebbe esserci anche una cascata. E la giornata è ancora lunga, ci abbiamo tantissime cose da vedere oggi. Questo punto architettonico è davvero unico al mondo, poiché è l'unico posto in cui è ben visibile nel terreno lo scontro tra due placche tettoniche. Infatti qui si scontrano la placca nordamericana e quella euroasiatica. Comunque sono sempre mega fortunato, ogni posto in cui vado io c'è il sole, c'è l'azzurro. C'è l'Islanda famosa per essere il disastro come temperatura, l'ho trovata con cielo azzurro. Inoltre pensate che qui è stato fondato dai vichinghi il primo parlamento democratico al mondo, nel 900 d.C. Assurdo. Adesso siamo qui a Geysir, siamo venuti a vedere i geyser qui in Islanda. È un po' più freschetto qui. In questo punto è possibile vedere i geyser in carne ed ossa, è davvero impressionante. C'è un odore da uova sode che non avete idea. Pensate che fino agli anni 50 c'era un grande geyser che metteva getti d'acqua fino a 80 metri, assurdo. Ma per colpa dei turisti è diventato inattivo, che peccato. E poco più avanti siamo arrivati a Gullfoss, la nostra prima grande cascata dell'Islanda. E vorrei pranzare qui, vediamo se è fattibile perché comunque è tutto mega grigio, infatti ho messo anche il cappotto, come avete visto. Gullfoss significa letteralmente cascata d'oro, è una cascata che ha uno spettacolare doppio salto di 32 metri, che arriva poi in un canyon che rende tutto assurdo. Splendida, adesso è l'ora di risalire. È inutile, sono proprio innamorato degli animali. Adesso dopo un po' di strada siamo arrivati al lago di Kerio, che è anche il vulcano, questo vulcano in cui nel suo cratere si è formato un lago. Dovrebbe essere a pagamento, dovrebbe costare tipo 4 euro. In Islanda già dai primi momenti sembra di essere letteralmente in un altro pianeta. E dopo esserci innamorati di questo vulcano, prendiamo la macchina e scendiamo un altro po' più a sud. E dopo un'ora e mezza di macchina siamo arrivati a Skjelskjalandsfoss. Skjelskjalandsfoss, sono stato bravo. Questa cascata è senza dubbio una delle cascate più impressionanti del paese. Ha un salto d'acqua di 65 metri, pensate. E inoltre rispetto alle altre è possibile passare dietro al suo sipario d'acqua. Carrying a different
different triggers scaring us to death. Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Proseguendo poco più avanti, inoltre troviamo anche una cascata nascosta, davvero un posto assurdo. Attenti che ci si bagna molto. We will be fine, safe place, just you and I, always. I'll wait for us to collide. Comunque sono l'unico pirla che esiste in un prato, che effettivamente non so neanche se si può fare, però sto da Dio. Cioè, io avevo troppo bisogno di questo. Il rumore della cascata, l'erba soffice e profumata. Adesso ho deciso che faccio un piccolo stop, visto che ho ancora un'ora per arrivare a Reykjavik, dove abbiamo l'alloggio. Siamo qui a Selfoss, questo a caso. C'è tipo un fast food drive-in e le persone si mettono. Boh, è strano, no? Non sto capendo. Anche Subway, pensavo non ci fossero tipo fast food, so di del loro fast food che non mi sfugge il nome, però non pensavo ci fosse anche Subway, poi c'è Nus, poi c'è il KFC, un sacco. Beh, andiamo a fare due passi. Comunque i paesetti islandesi sembrano una roba mega finta, non so perché. Caratteristici sì, ma fin troppo ordinati. E ce l'abbiamo fatta, siamo tornati sani e salvi nell'ostello, devastatissimo, ma ce l'ho fatta. Buongiorno amici del cuore, nuova giornata qui a Reykjavik. Mi sono appena preso parole da un tipo perché mi sono messo nel parcheggio sbagliato, ma non è un problema, adesso ce ne andiamo. Quest'oggi ci aspettano a vedere tantissime cose e forse stasera faremo una roba un po' che non si può tanto fare, però vedremo. Intanto iniziamo questa nuovissima giornata qui in Islanda, andiamo. I've been thinking of how to leave you. Anche se non pensavo, l'Islanda è davvero immensa. Vi capiterà di stare ore e ore in queste strade dritte, infinite, con attorno a voi solo la natura che esplora in tutta la sua bellezza. Piccolo stop in mezzo al nulla. Mi sono fermato perché ci sono queste graziose pecore cinci. Volevo andare a vedere. Dopo due orette di macchina siamo finalmente arrivati a Skógafoss, una delle cascate più famose d'Islanda. Adesso andiamo a visitarla qui. Probabilmente ho parcheggiato nella zona camping, però ho strano il trauma che mi facciano pagare il parcheggio tipo 10 euro come al solito, quindi ce la rischiamo. È pazzesco questo paesaggio, questo posto, wow. Skógafoss è una delle cascate più famose e belle di tutta l'Islanda. Non per niente è stata utilizzata anche per la serie Vikings. Adesso il modo migliore per iniziare la giornata è quello di scalare il monte qua e da vedere Skógafoss dall'alto. Sto già morendo. Dopo che abbiamo praticamente rischiato la vita, potevo morire qui, però sarebbe stata una bella morte. È un incanto veramente, paradiso. E ce l'abbiamo fatta anche a scendere. Comunque qui a Skógafoss si può anche stare in tenda. Potrebbe essere un'ottima soluzione, però effettivamente è una figata. Uno dorme qui, si sveglia con questo ventilio. Ora andiamo a vedere i resti dell'aereo sulla spiaggia nera. E siamo dentro, siamo tipo un mega deserto tutto nero, una roba enorme. E c'è il nulla per chilometri e chilometri. C'è anche un mezzo che vi porta direttamente all'aereo, dovrebbe costare tipo 5 euro, forse un po' di più, non lo so. Però visto che abbiamo tempo, perché non camminare? Perché spendere soldi? Credo, spero non piove, solo quello.
La strada per raggiungere l'aereo abbandonato è di circa un'ora, davvero lunga ed estenuante. È un deserto nero tutto uguale, ma una volta arrivati vi sembrerà di essere dentro un film. Mi fa molto ridere che per ripararmi dalla pioggia mi sono messo dentro un aereo distrutto. Cioè, solo in Islanda queste cose. Pensate alla sfiga, tutto il ritorno l'ho fatto con la pioggia, ma l'Islanda è un po' così. Un'ora prima c'è il sole e poi il diluvio universale. Raga, siamo arrivati nel nostro punto, nel nostro nuovo punto di interesse, che però andremo a vedere tra un attimo perché è l'ora di mangiare. E col fatto che sta diluviando, ormai da 2 ore, è l'ora di mangiare. Mangiamo qua in macchina, perché sennò mi prendo tanta di quella pioggia. E anche quest'oggi pasta col tonno e fagioli. La nostra cosa preferita praticamente. Buon appetito! È dura. Buonissima. La prossima tappa è la piccola penisola di Dirule, con una vista da togliere il fiato sulla spiaggia, un faro e un grande arco di roccia vulcanica in mare. È un luogo che ti lascia un po' così, senza parole. La cosa assurda di sto posto, oltre alla bellezza, è anche che dietro ha un ghiacciaio, cioè è assurdo. Ha il mare, la sabbia nera, il ghiacciaio, un posto fuori dal testo. Sono l'uomo delle salite ormai. E siamo finalmente arrivati nella spiaggia nera. Poco più avanti troviamo la spiaggia nera, una delle spiagge più pericolose al mondo, fate molta attenzione. Inoltre qui ci sono formazioni di basalto che sembrano fatte dall'uomo. La natura è davvero una cosa assurda. Comunque indovinate chi è che l'ha preso l'onda più pericolosa del mondo? Che questo. Mi faccio sempre riconoscere, caspita. Adesso abbiamo fatto un po' di strada da Vic, che abbiamo preso anche la nostra cena, e siamo venuti a vedere la pagoda di Viola. Qui c'è un'area che è pazzesca. Raga, la cosa un po' strana di oggi è che dormiremo in macchina. Infatti mi sono portato la coperta dall'ostello, sì, l'ho fregata, però gliela riporto. E mi dispiace un po' non usufruire dell'ostello, però siamo qui lontani dal nostro alloggio e quindi la cosa che aveva più senso era continuare da qui. Quindi anche se la notte è pagata, sono venuto qui in questo camping a Big, in cui starò la notte, dormiremo qua dietro. E ho speso 12 euro più 3 per la doccia, quindi in realtà non è neanche male. Cioè, saperlo prima me lo sarei fatto tutto così, probabilmente. Un po' scomodo in macchina, però molto wild, molto all'avventura come piace a noi.
E ragazzi, anche se non mi vedete, sono qui. Sto facendo tipo van life con la copertina. Vediamo se riesco a dormire più che altro. Però mi spacca questa cosa, è bellissimo. Cioè, se per lo prima l'avrei fatto tutti i giorni. Vediamo cosa dirò domani mattina. E ragazzi, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buongiorno amici, siamo sopravvissuti, sì. È stato molto complesso, ha fatto mega freddo, però bene o male sono riuscito a dormire 8 ore, quindi sono anche stato bravo. Adesso riprendiamo il nostro bolide e ripercorriamo la parte sud e andiamo a vedere i ghiacciai. Andiamo. E la notte bene o male l'abbiamo passata, è stata molto fredda, ve lo devo dire. Però un'avventura da raccontare come piace a me. Ma iniziamo questa nuovissima giornata. Le prime attrazioni di oggi, la gola di Fsharashfifur, una roba del genere, che è una gola di un tot di anni fa, tipo 4.000 anni fa. Comunque ci aspetta un'altra scalata. È bello in Islanda che inizi la mattina proprio in forma, tipo campo estivo, cioè andiamo a fare le scalate, bellissimo. Questo luogo è un magnifico e imponente canyon, profondo circa 100 metri e lungo 2 km, con pareti a strapiombo e numerose cascate. Sembra un posto davvero uscito da un altro pianeta. Insomma, adesso è in uno di quei film tipo da Vichinghi oppure Il Signore degli Anelli, perché sono tutte queste distese enormi di erba e basta con i vulcani. Wow. Adesso scendiamo e andiamo in direzione della nostra nuova tappa, i ghiacciai. E siamo ufficialmente arrivati ai ghiacciai, pazzesco, la prima volta che vedo un ghiacciai. Siamo giunti al parco nazionale di Skaftafell, qui sotto i ghiacciai. Il parco è una riserva naturale, si distingue per i suoi paesaggi sorprendenti e contrastanti. Si possono trovare diverse attrazioni naturali, dalle cascate alle lagune ghiacciali, dalle formazioni geologiche ai deserti di sabbia nera. Inoltre nel parco troviamo la cascata di Svartifoss, detta anche cascata nera, perché è circondata da colonne nere di basalto. La cascata è davvero impressionante, sembra quasi finta, un posto stupendo. E dopo aver mangiato probabilmente il panino più schifoso della mia vita, andiamo a vedere il ghiacciaio da vicino, bellissimo, fa mega freddo. L'Islanda è uno di quei posti che ti fa sentire davvero piccolo, piccolo, piccolo di fronte a tutta la bellezza della natura. Cioè, è assurdo. Ecco, in Islanda vi sembra proprio di essere dentro a un documentario. Vedere un ghiacciaio per la prima volta di quelle dimensioni mi ha traumatizzato. L'imponenza della natura. Con veramente tanta fatica lascio questo posto. Mi ha lasciato innamorato, ma non è ancora finita la giornata. E siamo arrivati nel punto più est in cui andremo in questo viaggio probabilmente. Siamo nella laguna glaciale, nella Diamond Beach, che è questa laguna in cui il ghiacciaio lì alle mie spalle si scioglie e si deposita i pezzi lì. E dovrebbe essere una figata. Adesso andiamo verso. Ho parcheggiato qui un po' prima, onde evitare di pagare altri parcheggi, visto che solo oggi ho pagato una roba come 17 euro di parcheggio, e quindi vabbè.
Questo posto è uno dei più assurdi e magici di tutta l'Islanda. La laguna glaciale trasporta il visitatore in una dimensione surreale, dove i sensi si espandono ben oltre la fisicità. Sembra di stare davvero dentro un sogno. C'è un senso di pace che non riesco neanche a descrivervi. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Mamma mia, che ansia sto ponte! Bella che quando passano le macchine e i camion si muove tutto. Avevo un'ansia di cadere nell'acqua congelata. You can still take flight, although you're earthbound. Poco più avanti troviamo la Diamond Beach, una spiaggia di quasi 20 km, in cui pezzi di iceberg si adagiano al suolo dopo essersi staccati dal ghiacciaio. E c'è da dirlo, non potrei stare meglio di così. Stuck in the dust of the life that you find. E tra i ghiacciai, senza neanche farlo apposta, mi sono imbattuto nelle foche, che nuotavano al di sotto degli iceberg. Un'esperienza assurda, per davvero. E purtroppo è già ora di tornare. Veramente l'ho amato tantissimo questo posto. Penso che sia forse il più bel posto in Islanda in cui sono stato. Non lo so, è veramente affascinante. Poi i ghiacciai così non li avevo mai visti. È veramente affascinante, veramente bellissimo. Adesso devo tornare dove ho lasciato la macchina. E comunque ho fatto strabene perché i parcheggi qua erano a pagamento. Quindi se venite in Islanda fate sempre attenzione. Se riuscite a parcheggiare un po' prima, piuttosto vi fate mezzo chilometro in più a piedi. Però almeno non spendete 7-8 euro. E niente, poi adesso prendiamo la macchina e dobbiamo ritornare all'ostello a Reykjavik. Probabilmente faremo una deviazione a Vik, in cui ceneremo, credo. Comunque sì, è abbastanza lunghetta. E domani andiamo a vedere un'altra parte dell'isola, dalla parte opposta. Comunque siamo stati super bravi. Infatti sono devastato, è stato bellissimo, bellissimo. Ragazzi, è stata lunga, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche visto l'aurora boreale e sono felicissimo. Sono devastato, ma felicissimo.